Buonanotte a tutti, anche stasera sono qui per parlarvi di un cult movie, di un film particolarmente importante della storia del cinema, particolarmente importante per me, nella speranza che in questi giorni di quarantena ve lo possiate vedere con mucho gusto, come si suol dire. È mezzanotte, sì, è mezzanotte di domenica notte, so che domani mattina la maggior parte di voi dovrà lavorare in smart working, quindi vi dovete svegliare presto, eccetera, eccetera, anche io stesso, però io sono un po' insonne e sono qui mentre il resto della famiglia dorme per parlarvi di questo film, Rashomon di Akira Kurosawa, un film fondamentale, se non altro perché è il film che per me è stata la scoperta quando ero giovanissimo del cinema giapponese, quindi di un cinema diverso, totalmente diverso dal cinema occidentale per quanto riguarda i tempi, i modi, e soprattutto in particolare questo film di Kurosawa è diverso in molti sensi, nel senso che ha dato origine anche alla tradizione narrativa, se così vogliamo chiamarla, del narratore non affidabile. Rashomon è infatti un film che presenta un omicidio visto da diverse angolazioni, nessuna di queste storie che vengono narrate a proposito di questo omicidio risulta vera alla fine, perché sono tutte fallate dal punto di vista di un particolare personaggio. Come posso introdurvi Rashomon? Vabbè, intanto è famoso per essere stato il primo film giapponese a vincere il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1950 e quindi il film che ha fatto conoscere sia Akira Kurosawa, sia uno degli attori protagonisti, Toshirô Mifune, sia il cinema giapponese tout court in Italia e nel mondo occidentale. Ebbe più successo sicuramente al di fuori dal Giappone che non in Giappone. È abbastanza nota la storia che i produttori giapponesi volessero proporre un film di Yasujirō Ozu invece di questo film di Kurosawa per rappresentare il cinema giapponese a Venezia. In ogni caso, come vi ho fatto vedere nella copertina, questo è un DVD di quelli allegati a Chuck di una decina di anni fa. Qui ci sono Toshirô Mifune nel ruolo del bandito e Machiko Kyo, un'altra famosissima attrice giapponese degli anni 50-60, nel ruolo della moglie del samurai. Un altro attore famoso giapponese che appare in Rashomon è Takashi Shimura nel ruolo del taglialegna. Di che cosa parla Rashomon? Facciamo subito un po' di chiarezza, anche perché raccontare la trama si può fino a un certo punto per non spoilerare, perché è proprio uno di quei film un po', non so se vogliamo, come i soliti sospetti negli anni 90, no? Che non devi sapere esattamente che cosa succede, per non rovinarti il film. Oddio, non che ci sia la suspense hitchcockiana, non è questo quello che voglio dire, però comunque è un film particolare. Rashomon, che cos'è? Rashomon è una porta della città, dell'antica città di Kyoto, sotto la quale si trovano un taglialegna, un prete e un comune cittadino a parlare di un omicidio. Rashomon intanto è tratto da un racconto di Ryunosuke Akutagawa, che è un scrittore di racconti giapponese famosissimo, al quale è intitolato anche un premio, ma tra l'altro la curiosità interessante è che Akutagawa pare aver preso ispirazione da un racconto di Ambrose Bierce, il famoso scrittore horror gotico americano, che aveva scritto una storia che praticamente riprende esattamente quel plot lì, praticamente l'omicidio di un personaggio raccontato da diversi punti di vista e infine raccontato anche dal morto stesso tramite una medium, la stessa cosa che accade in questo film. Quindi, basandosi sulla storia, sulla novella di Akutagawa, Kurosawa scrive la sceneggiatura e il film inizia con appunto il taglialegna, Takashi Shimura, il prete e il cittadino che si incontrano sotto la porta di Rashomon e parlano di questo omicidio. È morto un samurai, è stato assassinato un samurai. Che cosa succede? Inizialmente
Si parla del fatto che ci deve essere un processo e che a questo processo parteciperanno diversi testimoni. Il taglialegna afferma di aver visto semplicemente il cadavere del samurai, poi vedremo che non è esattamente così. Allora, la prima testimonianza è la testimonianza del bandito, il principale indiziato dell'omicidio, il bandito Tajomaru e Toshiro Mifune, in uno dei suoi più famosi ruoli in un film di Kurosawa. Altri famosi sono Samurai, Yojimbo, tutta una serie di film che poi, tra l'altro, Kurosawa, dopo aver vinto il Leone d'Oro nel 1950, influenza pesantemente il cinema occidentale, no? Molti registi americani, anche italiani, Francis Ford Coppola, ma anche per esempio lo stesso Sergio Leone con Il buono, il brutto e il cattivo, prende di peso da Yojimbo, La sfida del samurai. Quindi un regista di grandissima influenza al quale è bene risalire per vedere da dove vengono tutte queste storie. Dicevo, Tajomaru il bandito, interpretato da Toshiro Mifune, rende la prima testimonianza, cioè in pratica che lui aveva incontrato questo samurai con sua moglie che viaggiavano, si era ingrifato vedendo la bellezza della moglie, Machiko Kyo, di cui parlavo prima e che vi facevo vedere qui nella copertina del DVD, e praticamente la violenta, insomma, è una storia di omicidio e violenza. La violenta, ma lei praticamente poi lo prega di duellare con il marito perché non sopporta di essere stata posseduta da due uomini. Insomma, praticamente c'è questo duello epico tra il samurai e il bandito, poi alla fine il bandito vince e il samurai viene ucciso. Questo secondo la storia del bandito. Poi non la faccio tanto lunga, c'è la seconda testimonianza, è quella della moglie. La moglie del samurai dà una testimonianza completamente diversa. Dice che Tajomaru l'ha violentata, mentre invece Tajomaru diceva che l'aveva sedotta e lei c'era stata volontariamente. E che praticamente poi se ne va il bandito e lei rimane da sola col marito che la guarda con uno sguardo di grandissimo disprezzo. E praticamente lei vorrebbe uccidersi, ma poi sviene e quando si risveglia, misteriosamente il marito ha il suo pugnale, perché la moglie aveva un pugnale preziosissimo, intarsiato di perle dorato, il pugnale nel petto. Cosa succede? A questo punto viene chiamata una medium che dà la testimonianza del morto, quindi che dovrebbe essere quella più attendibile, no? Ma come abbiamo detto, nessuno dei personaggi in Rashomon è in realtà un narratore attendibile, sono tutti narratori che narrano una parziale visione della storia e sicuramente una visione personale e dettata dall'interesse personale. Quindi il samurai che cosa dice? Che pochi minuti prima del suo della sua morte, la donna, la moglie, lei stessa aveva chiesto a Tajomaru, sposiamoci, scappiamo insieme, e che poi aveva chiesto a Tajomaru di uccidere il marito. A quel punto Tajomaru, Toshiro Mifune, scioccato dall'opportunismo e dalla diabolicità della donna, una vera e propria dark lady all'orientale, dice al samurai: ma tu vuoi che la lasci vivere o che la uccida per questa cosa che ha appena detto? E qui il samurai dice, a questo punto ero quasi pronto a perdonarlo per essere stato un bandito. Insomma, si sparano un duello che non è per niente epico come quello che aveva narrato Tajomaru, poi insomma comunque il Tajomaru va via con la moglie, il samurai si uccide. Che cosa succede però dopo il processo, dopo aver sentito tutte queste testimonianze, si ritorna alla porta di Rashomon, che dà il titolo al film, e ci sono di nuovo il taglialegna. Il prete, il bonzo, diciamo, e il cittadino comune.
E qui il Taglialegna racconta una storia molto diversa da quella che hanno raccontato i tre protagonisti della storia, no? Il samurai, la moglie e il bandito Tajomaru. Non vi sto a dire, perché sarebbe veramente spoilerare, diciamo, la questione, qual è la storia del Taglialegna, che si suppone essere la verità vera, anche se poi non è del tutto così. In pratica il film finisce lasciando lo spettatore di fronte appunto a un gioco di specchi, a molte verità, queste molte verità che ancora al giorno d'oggi si chiama l'effetto Rashomon. L'effetto Rashomon è quando praticamente appunto in una storia di tipo poliziesco crime vengono presentate diverse testimonianze che si contraddicono l'una con l'altra e che... Ah, mi spiace, internet non va, nel senso che non riuscite a vedere i miei deliri cinematografici. Niente, riprendo il filo, stavo dicendo, l'effetto Rashomon ancora oggi si chiama così, è quando in una storia crime praticamente vengono presentate diverse testimonianze riguardo a un crimine e nessuna di queste testimonianze si contraddicono l'una con l'altra, presentando diversi aspetti della verità. Ovviamente Kurosawa non era assolutamente interessato a definire quale fosse la vera verità dell'omicidio. Tutti gli attori, tutta la crew gli chiedeva, andava a bussare alla sua porta, visto che praticamente pare che abitassero tutti insieme in una pensione giapponese vicino alla radura, dove poi viene girata la maggior parte del film, perché Kurosawa era convinto che questo facesse, diciamo, creasse il cosiddetto team building tra il cast e la crew per girare questo film, che poi in effetti è un piccolo film perché ha un piccolo budget, ci sono solo tre set, la radura, il tribunale e la porta di Rashomon, di cui solo il tribunale è stato effettivamente costruito con pochi tratti. Ecco, quindi a Kurosawa non interessava la verità poliziesca del crimine, non interessava trovare veramente chi è stato a uccidere, perché il movente, l'arma del delitto, eccetera. A lui interessa appunto la relativizzazione della verità e soprattutto il discorso che a un certo punto viene fuori alla fine tra il taglialegna e il cittadino, per cui ogni persona cerca di portare l'acqua al proprio mulino, ogni dichiarazione è fatta semplicemente per egoismo e per interesse personale. C'entra il pugnale, che in qualche modo ha il pugnale con cui è stato poi ucciso il samurai, che ha un ruolo particolare anche nel finale della storia. Però poi il tutto si ricollega a un discorso di speranza nell'umanità, quindi ribaltone, perché il taglialegna, il prete e il cittadino trovano un bambino abbandonato proprio sulla porta di Rashomon. E il Taglialegna decide di adottarlo. Questo, diciamo, crea il messaggio di speranza alla fine del film. Non vi ho detto come finisce, vi faccio però vedere magari il trailer originale, che tanto, come ben sapete ormai se mi avete seguito, i trailer originali dei film degli anni 50 praticamente ti raccontano tutto il film. Ecco, questa è la porta di Rashomon, la porta di Kyoto. Ah, cazzo, scusate, ho selezionato proprio il trailer giapponese. Vabbè, questi sono Toshiro Mifune, Machiko Kyo e il samurai che non ricordo che attore è. Così sentite un po' di voci originali, che fa sempre bene. Questa è la radura di bambù dove avviene l'omicidio. Questo è Toshiro Mifune nel ruolo di Tajomaru, il bandito. E vedete quanto è figo, voglio dire. Poi, giustamente, il pubblico anche italiano occidentale degli anni 50 impara a conoscere Toshiro Mifune proprio grazie a questo ruolo, grazie alla vittoria del film al Festival di Venezia. Questo è il samurai, il marito, nel momento in cui guarda con estremo disprezzo la moglie. È il racconto tramite la medium di lui morto, che testimonia tramite una medium. Sentite la voce dall'oltretomba. Molte inquadrature del sole, molte luci particolari, come Machiko Kyo.
La musica anche del film è molto particolare per essere musica di un film giapponese. Il compositore, di cui non ricordo il nome, aveva addirittura realizzato una versione adattata del bolero di Ravel per la colonna sonora del film. Sai che hai visto? Deve essere il taglialegna, questo è il taglialegna. Ecco, come vedete, questi trailer anni 50 durano sempre un casino, ti raccontano praticamente tutto il film. Uccidimi, uccidimi, sta dicendo lei perché non riesco a sopportare l'onta. Qui invece in un'altra versione è lei che è diabolica, no? Come vi raccontavo prima. Ecco, vedete il sole, la luce del sole sui volti dei personaggi, su tutto il sole che traspare dai rami degli alberi della radura. Sì, un bignami. Ecco, questa cosa del sole è particolare perché, è vero, Rashomon è, rispetto ad altri film di Kurosawa, è un film totalmente a basso budget, se vogliamo, però ha delle innovazioni particolari. Ad esempio, lo vedete già dal trailer, è uno dei, per essere un film degli anni 50, ha, mi sembra, più di 400 inquadrature, una cosa esagerata per l'epoca. Ecco, è finito finalmente, oserei dire, una cosa fine esagerata, perché i film con 400 inquadrature, allora voi come sempre dovete pensare, circa un'ora e mezza di film, quindi 90 minuti di film, per 90 minuti di film un film tipico degli anni 50 poteva avere, se va bene, 90-100 inquadrature, cioè le inquadrature duravano parecchio. Oggi siamo abituati a vedere, che ne so, un film di Michael Bay dove ci saranno probabilmente 17.000 inquadrature subliminali di una frazione di secondo. Ecco, Rashomon però, per essere un film degli anni 50, aveva 400 e rotti inquadrature, adesso non mi ricordo, quindi molti stacchi, molto veloce, un'azione che gli spettatori dell'epoca, anche occidentali, non erano abituati a vedere in questo modo. Certo, ovviamente comparato con un film di Ozu, Yasujiro, era un gran numero di inquadrature in più, laddove Ozu magari cercava di tenere fissa la videocamera, poi con i suoi tipi di inquadrature, altezza tatami, eccetera. Quindi una cosa, un elemento veramente di rottura nella cinematografia dell'epoca. E un'altra cosa che volevo segnalarvi, appunto, che si vedeva molto bene nel trailer, la luce del sole e le ombre, no? Che dalla radura, vedete, facevano, praticamente disegnavano le ombre e la luce sul viso dei personaggi, ombre e luce che, secondo molti critici, davano l'idea del bene e del male, anche se è un poco chiaro, visto che, per esempio, quando Machiko Kyo, la moglie del samurai, vede, guarda il sole, ci sono molte inquadrature addirittura del sole imprese in pieno con la luce nella cinepresa, un po' strane, è lì che matura in lei la sua, diciamo, trasformazione in Dark Lady, che viene raccontata dalla testimonianza del marito morto attraverso la medium, per esempio. Comunque, vabbè, in ogni caso un film assolutamente da vedere, vedo che qualcuno di voi l'ha visto un botto di anni fa su Rai 3, è sicuramente da recuperare. Poi, come sempre, vi dico, magari io di questo regista ho preso Rashomon, poi ci sono mille altri film di Kurosawa che sicuramente vale la pena vedere. A me piaceva parlarvi di questo perché anche personalmente è stato forse il film, assieme ai Sette Samurai, con cui ho cominciato a conoscere il cinema giapponese in tenera età. La versione di Mario caro, in questo momento mi sfugge. So che Mario Bava ha preso di peso questo tipo di trama per uno dei suoi film, ma in questo momento c'ho l'amnesia per il titolo del film di Mario Bava che riprende questo tipo di storia, ma non è un remake vero e proprio, se non ricordo male. No, cosa volevo dire per concludere? Che sì, quando ero piccolo io, insomma, in TV, sì, passavano anche questi film qua. Io veramente, quando ero veramente molto piccolo, ero più sul cinema Hong Kong cinese, quindi Bruce Lee, Mazzate,
Bravo, esatto, quante volte quella notte. Però non ce l'ho, nel senso che ho molti film di Mario Bava che amo rivedere, questo probabilmente mi manca perché effettivamente me lo sono giocato, ma lo guarderò. Anche Rashomon però ha delle notevoli sfumature di erotismo giapponese che poi l'erotismo giapponese poi esplode a fine anni 70, inizio anni 80 con questi film di Nagisa Oshima, tipo ecco, l'impero dei sensi o l'impero della passione, che poi erano anche un po' malati, un po' sadomaso e che io vidi poi solo a metà anni 90 probabilmente, però cioè, si parlava tantissimo di questa cosa, l'impero dei sensi, ci piaceva molto quando eravamo giovani questo tipo di titoli qua. Niente, guardate Rashomon, fatemi sapere che cosa ne pensate, io come sempre vi saluto dalla nostra quarantena collettiva, tornerò probabilmente una di queste sere con qualche altro film. Che i più considerano estremamente pallosi, ma che invece io vi propugno con grande passione cinefila. Resistete sempre, continuate a stare a casa. Ci sentiamo quanto prima. Buonanotte.